per RKO, dall'altra parte del telefono c'è Rossella Battista, come stai? Tutto bene, grazie. Ti chiedo subito, noi abbiamo postato proprio ieri sulla nostra pagina l'iniziativa Uniti per la Puglia, però me ne vuoi parlare tu, di cosa si tratta? Allora, l'iniziativa è partita da un po' di artisti pugliesi. La gran parte sono tatuatori, però in realtà poi hanno aderito anche altri artisti, fotografi, designer, gente che fa artigianato, c'è un po' di tutto, hanno voluto aderire a questa iniziativa. Niente, l'iniziativa praticamente funziona così, chi vuole può mettere a disposizione una sua opera. Tutto si svolgerà su Instagram, praticamente ognuno sulla propria pagina di Instagram posterà un proprio lavoro e lo metterà a disposizione di quest'asta benefica. Da domani mattina inizia tutto quanto alle ore 11, quindi da domani fino a sabato 4 si può fare un'offerta direttamente commentando sotto l'opera dell'artista scelto, tutto seguendo semplicemente un hashtag che è appunto quello di Uniti per la Puglia. Perfetto, poi ovviamente tutte le indicazioni noi le abbiamo messe nell'articolo che si trova su www.rkponer.com, come si possono penso trovare un po' adesso dappertutto sul web. Esatto, sì. Quindi dal 2 al 4 io spero insomma che quest'asta insomma vada bene, ve lo auguro, anche perché serve, insomma la motivazione è importante. Rossella, io ti ringrazio, poi ovviamente per chi volesse partecipare può farlo comunque in corso d'opera. Certo, sì, basta postare un'opera e mettere solo quest'hashtag di riferimento, quindi tanto l'IBAN da utilizzare è sempre un IBAN che è stato messo a disposizione dalla Regione Puglia direttamente per gli ospedali pugliesi, quindi i soldi vanno direttamente nelle casse della Regione Puglia, che poi smisterà a seconda dell'esigenza, quindi noi non centriamo nulla per quanto riguarda la parte economica. Perfetto, Rossella, io ti ringrazio, buon lavoro, a presto. Grazie a te. Grazie. Buon lavoro a te, ciao Carlo, ciao.